Ci sono voluti 50 anni e numerosi cambi di programma, ma alla fine, proprio nell'anno in cui si celebra il primo uomo sulla Luna, la NASA annuncia che tornerà sul nostro satellite e stavolta lo farà per restarci. We choose to go to the moon. Noi abbiamo deciso di andare sulla Luna e lo faremo entro la fine di questo decennio. È il 12 settembre 1962 quando il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, dà il via alla corsa alla Luna, portando l'uomo a quel 21 luglio 1969. Una notte, quella del 69, che passa alla storia e quel piccolo passo dell'uomo, 50 anni dopo, dà il via ad una nuova conquista. Complici le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, gli enormi progressi nello studio dell'adattamento del corpo umano allo spazio, oggi una nuova corsa alla Luna non è più fantasia. I programmi della NASA prevedono infatti per il 2024 la costruzione di una nuova stazione spaziale in orbita attorno alla Luna. Si chiamerà Deep Space Gateway e i suoi moduli verranno costruiti anche nel nostro paese, a Torino. Sarà quello il primo passo verso la superficie che, stando a quanto annunciato in questi giorni, vedrà la prima base lunare nel 2028. Non più sogni, ma certezze, come conferma l'aumento del budget per la NASA stanziato dall'amministrazione Trump per il 2019, che permette lo sbarco sulla Luna e da lì le basi per un nuovo sogno, una nuova ambiziosa conquista, il pianeta Marte.